Capita di seguire la Family Marathon con lo scopo di fotografare la corsa. Capita di fermarsi lungo il tratto di Porto Vecchio. Capita, guardandosi attorno, di capire che in quelle catapecchie qualcuno ci vive. Capita allora di scattare foto di quella desolazione e di pubblicarle su una pagina Facebook, Emarginazione in Porto Vecchio, con uno scopo preciso. Spero succeda che qualcuno si svegli, comune, porto, istituzioni, regione, con tutti i soldi che hanno stanziato, insomma. Mi auguro che almeno quello venga risolto. Ciò che più ha colpito ieri Tatiana Mitri è stata la coesistenza, seppure temporanea, di due realtà completamente diverse. Era come vivere due realtà separate. Fuori famiglie che carrevano felici, dentro il disastro totale, gente che vive accampata, e le persone non c'erano, ma insomma si è visto dalle foto e fanno finta che va bene così. L'odore è tremendo. Il fettore col caldo poi era veramente una cosa insistente, parecchio. E scatole, cibo per animali, per terra, e non ho visto gatti, non ho visto cani, e escrementi umani, parecchi, e posate, cipolle, insieme ad altre cose, acqua piovana. A coppia vana in due secchi, riutilizzabile per, non so, levare i piatti. Il comune, va detto, non è rimasto con le mani in mano, ha effettuato subito un sopralluogo in zona, il cui esito ha escluso la presenza di minori all'interno degli ex magazzini. Di recente, comunque, anche le telecamere di Tele4, sul posto per un altro motivo, avevano documentato lo stato di profondo degrado della zona. Ciao, buongiorno. Ciao, ti posso chiedere, voi dormite qua? Sì. Ma come mai non c'è posto? No, siamo fatto richiesta per asilo, dobbiamo aspettare un mese e 20 giorni.